Roma, città eterna sulle sponde del fiume Tevere, è lo scenario di questa breve storia. All'inizio erano la Lupa Capitolina e i giovanissimi Romolo e Remo, poi vennero nell'ordine Numa Pompilio, Anco Marzio, Tullo Ostilio ed altra gente decisamente meno importante. Insomma, sette re per sette colli, sette spose per sette fratelli, i sette samurai, i magnifici sette, Biancaneve e i sette nani, ma questa è un'altra storia. Così, in qualche modo, nacque Roma, e con Roma nacquero i rioni. Il primo e il più antico è il rione Monti, corrispondente alla Suburra romana. Tra le zone più autentiche e popolari dell'urbe, ospitava botteghe artigiane, bettole e donne di facili costumi. Nei secoli Monti ha subito un processo di ridimensionamento fisico e di rimozione simbolica. Augusto, primo imperatore romano, decise di nascondere allo sguardo un paesaggio degradato, fatto soprattutto di casupole, che rischiava di fare da sfondo ai luoghi fortemente significativi dell'ufficialità, del potere, del trionfo. Costruì così l'enorme muro in blocchi di tufo che tuttora chiude i fori imperiali verso il rione. Questo processo di chiusura e ridimensionamento prosegue nell'Ottocento con gli sventramenti per l'apertura delle grandi arterie della Roma Umbertina, Via Nazionale e soprattutto Via Cavour. L'intervento più forte e radicale in questo processo sono stati gli sventramenti di epoca fascista per l'apertura di Via dei Fori Imperiali e la costruzione del fondale del Colosseo, nella prospettiva da Piazza Venezia. Chiusa dai grandi assi stradali, Monti è così ridotta ad un'isola di relativamente limitate dimensioni. Con la fine degli anni Ottanta, i vecchi residenti di Monti tendono a scomparire, sostituiti da professionisti, giovani artisti e studenti. Ai pochi che rimangono non resta che prendere atto del cambiamento, dell'affollamento, del traffico, dell'aumento del costo delle case, della sostituzione delle botteghe artigiane con bar, ristoranti, pizzerie, negozi di abbigliamento. Persone che stanno male. È una cosa molto bella, aiutare le persone. Mi chiamo Maria Sorbo, lavoro alla cooperativa Cotrad dal 92, credo, sì. E sono assistente per le persone diversamente abili. A ottobre avevamo intenzione di fare proiezioni per i ragazzi e stavamo cercando una sala che fosse abbastanza centrale, senza barriere architettoniche e soprattutto che fosse facilmente raggiungibile da tutti.
cercando in internet, ho visto che c'era un cineclub che aveva una cosa meravigliosa. Io improvvisamente ho letto Via Urbana, che mi sembrava un miracolo, però pensavo fosse tipo al 15° piano oppure sotto un sottoscala, cioè mai pensavo che fosse una sala senza barriere. Comunque li ho chiamati e ho parlato con il responsabile della sala e gli ho fatto presente che anche noi eravamo in Via Urbana. Lui non sapeva nulla di noi e noi non sapevamo nulla di loro, anche stando a 30 metri l'uno dall'altro. Che proiettiamo oggi? Oggi proiettiamo Aldo, Giovanni e Giacomo. I ragazzi hanno subito scoperto il Detour come un punto di incontro. Gli è piaciuto molto, era un ritrovarsi in modo allegro, la sala tutta per noi, per cui la libertà di fare quello che si voleva, ma anche di commentare a voce alta, di ridere, di sedersi ognuno vicino a chi ti va. Dovevano venire delle persone che ci dovevano parlare della chiesa, che poi è il punto più interessante per noi questa sera. Sapete che è chiusa da tantissimi anni, dovrebbe essere molto bella dentro, è a tre navate, con degli affreschi, una chiesa del 600, poi controlleremo quando ce l'apro. All'inizio del 2005 abbiamo scovato in una rivista l'iniziativa Salva l'Arte, che è una cosa che ci ha incuriosito fin da subito. E abbiamo contattato il Legambiente e abbiamo, come Cotrad, cercato di capire se potevano trovarsi elementi di congiunzione, se potevamo collaborare, cercando di coinvolgere i ragazzi, i nostri ragazzi, in un lavoro di mappatura, di ricerca sul territorio. E andavamo in giro con i ragazzi proprio con la mappa in mano della zona e con l'evidenziatore, dove passavamo evidenziavamo tutto quello che vedevamo. La mappatura dell'anno scorso ha riguardato le edicole votive di due quartieri scelti da noi, il rione Regola e il rione Parione. Abbiamo cercato anche di scoprirne la storia attraverso un lavoro di ricerca sul territorio, intervistando gli abitanti, i residenti, i negozianti. L'obiettivo di Salva l'Arte dello scorso anno era anche quello di cercare di liberare una piazza dalle macchine, una piazza molto carina che è San Salvatore in Campo, e cercare di prendere in gestione, aprirla al pubblico anche soltanto per un giorno alla settimana, la chiesa antistante la piazza, proprio come luogo di incontro e come attività che questi ragazzi avrebbero potuto fare in quell'area. Persone diversamente abili si sarebbero prese la responsabilità di gestire e di curare un'area, quindi sicuramente avrebbe avuto un valore aggiunto immenso. Sicuramente è stata un'esperienza interessante e unica vedere una piazza senza macchine rispetto a una piazza che in realtà è un parcheggio. Nonostante gli sforzi e la solidarietà di parte degli abitanti, il sogno di vedere per sempre la piazza libera dalle macchine si è infranto contro il muro della burocrazia. Non è detto che in futuro non ci si riprovi, ma per quest'anno eravamo alla ricerca di un'idea nuova in cui coinvolgere i ragazzi. Quel pomeriggio al Detour era in programma la Banda degli Onesti, con Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia, regia di Camillo Mastrocinque, anno 1956. Il film è sceneggiato dalla coppia Age e Scarpelli, che qualche anno più tardi metterà a segno un altro audace colpo, con Ai soliti ignoti. Proiettiamo la Banda degli Onesti, il film di Totò. Perché? Perché è stato girato qui nel Rione Monti. Ci saranno alcune scene girate al bar, quello lì che sta all'angolo, lì alla metropolitana,
E poi ci stanno alcune scene girate a Via degli Zingari, altre scene girate a Via Urbana, per cui ci saranno dei luoghi che noi riconosciamo. Poi giovedì usciamo qui nel Rione e cerchiamo di ritrovare questi posti, per cui un occhio particolare oggi quando guardiamo il film, va bene? Io voglio venire alla camera. Sì, vi porterò me con la camera. Ma la camera di sicurezza ci arriva, sì. Buongiorno, signor Maduro. Eravamo forse sulla buona strada per partire con la nuova edizione di Salva l'Arte. E lo spunto l'aveva fornito proprio Totò. Andare alla ricerca di quelle botteghe, di quegli angoli visti nel film e anche di altre botteghe, di altre situazioni, e vedere che cosa era cambiato negli anni. Un itinerario che ci avrebbe portato alla scoperta del primo Rione, del core popolare di Roma, che ospita da anni sia le attività della cooperativa che quelle del nostro cineclub. Alla metropolitana, che scena abbiamo visto nel film? Che Totò proponeva Peppino De Filippo, ci ha fatto un tipografo di un portiere, di fare il passaggio. A dove sono andati a parlarne? Lì. Nella? Nella metropolitana. E poi tu mi devi guardare me, devi guardare là. Ecco. Ah, non fare così, non fai tiglio. Stiamo andando nel bar, dove stiamo andando? Stiamo lì a prendere un succhietto. Decidiamo di partire proprio da qui, il bar in Piazza della Suburra, dove viene concepita la scalcagnata banda dei Falzoni. Qui, allora guarda, ti dico subito che qui ci hanno girato il pezzo dove Totò gli spiega tutto il meccanismo. Poi più avanti a Piazza degli Zingari c'era la tipografia, c'era l'esterno della tipografia, quello che vedi la piazzetta, la fontanella, e in quel locale lì, quello che adesso è chiuso, momentaneamente è chiuso, c'era la vera tipografia, con i macchinari proprio, quindi, di Totò, sì. Era grande, era piccola. Era grande. Era molto grande. Molto grande, sì. Era spaziosa. Era proprio spaziosa. Sì. Era grandissima. Adesso vedremo. L'intervista con la proprietaria del bar aveva fornito informazioni interessanti, ma Corrado non sembrava soddisfatto. Come è andata oggi? Possiamo prendere qualcosa? Speriamo bene, perché non ho giusto quella testa. Non l'hai mai fatto prima tu, no? No, io non l'ho mai fatta. Sì, io devo seguire Copione. Certo. Io non ho Copione, ho grande difficoltà, perché sono down. Non so leggere, non so scrivere. Down, si può dire, è una cosa bella. Invece non è una cosa bella. È una cosa che non si può guarire. Non posso fare niente io. Spieghiamo allora a Corrado che per arrivare alla perfezione anche i grandi attori si sottopongono a estenuanti prove. Però li devo guardare qua. Oggi è importante che tu provi a raccontare questo progetto. Sì, ma non c'è una cinepresa grande e quelle che sta... Vado? Vai! Ci devo fare! Motore! Titolo! Azione! Azione! È bello stare qui! Pausa! Perché siamo qui? Perché siamo qui? Proprio così! Ma devo usare la voce? Sì! Perché? Perché siamo qui? Andiamo avanti! Motore, azione, spero di farcela, azione, via, andiamo avanti, ciao, che facciamo qua?
Oh sì, stiamo girando film. Fantastico. Watch out now, I'm gonna get there. We'll be together. Cosa pensa lei? La smetterà una volta. Lei pensa così perché è un grand'uomo, una persona per bene e ha fiducia nel prossimo. Questo invece no, è continua. Guardi un po'. È continua, continua, continua. Continua sempre. Sempre. Non solo Corrado aveva riacquistato fiducia in se stesso, adesso voleva anche reinterpretare Totò in una delle scene madri del film. Se io fossi lei, mi adeguerei. Mettiamo, 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 mettiamo. Dopodiché smettiamo, io vado in bagno, tu mi bussi e esco fuori. Facciamo così? Ok. Io metto lo zucchero, dimmi quando dirti che stop, eh? Vai. Vado? Quando tu mettili? Ci siamo mossi tutti in gruppo come al solito ed è bellissimo quando siamo tutti quanti in gruppo per strada, perché è da vederci, siamo questa carovana di persone che cammina, e abbiamo iniziato a guardarci in giro, a cercare angoli particolari, vecchie botteghe. Ci siamo incamminati per una strada che poi abbiamo scoperto essere chiusa, però abbiamo attirato l'attenzione di qualcuno. Signora ha proprio aperto la porta, si è messa sulla porta a guardarci, e allora abbiamo pensato di parlarle, così da spiegarle noi chi eravamo, che cosa stavamo facendo. C'è stato un lungo colloquio fra noi, i ragazzi e questa signora novantenne, simpaticissima. Abbiamo un po' scritto, sette che... generazioni monticiane. Ma sa che cosa ho letto? Che voi di Monti siete un po' particolari, dite che siete veri romani. È vero? Siamo veri, altro che. Chi sono? Basta io. Un po' personale. Allora lei è l'unica. Ci spadano. Senti sempre parlare inglese, tedesco, non capisci tanto. Io sono vera romana. Il film quello lì dei falsari c'era, sì, tutto. Falsari. C'era tu. E Peppino De Filippo, è vero, c'ha ragione, c'era De Filippo. C'ero io. Ma perché lei faceva una parte? Stavo con De Filippo. Abbiamo scoperto, è un'attrice del film di Totò, ci ha raccontato delle giornate passate sul set, di quanto era signore Peppino De Filippo. Thank you.
Vincenzo e Fabrizio hanno parlato col presidente, che ci ha detto che ci aspetta adesso giù per darci delle chicche. Non si sa bene che cosa, però andiamo a scoprirlo, ok? Lo statuto è del 1898. Per cui sono più di 100 anni. La Audace è una delle tre società che ha fondato la Roma. Ah. Sì, noi avevamo la squadra di calcio, difatti l'esordio dell'Audace, Audace batte Lazio 2-0. Qui mancano 2,5 chili di medaglie d'oro. Questa che vedete è soltanto una piccola parte. Insomma, avete una grande storia. Beh, è una grande storia, è una storia pure del quartiere, del Rione Monti, perché qui ci sono stati gente del Rione Monti. Noi abbiamo avuto uno dei più famosi maestri pugilati, Alfredo Ricchetti, che abitava qui a Via del Pozzuolo. È stato uno dei nostri migliori pugili che abbiamo avuto. E mi ha fatto scappare pure benvenuti, Sì. I mondiali con Griffith, sì, esatto. Allora l'hanno fatto, il primo l'hanno fatto per radio, e la notte si sentiva la radio e il telecronista fu Paolo Rosi. Sì, voglio. Mi è piaciuto la palestra, i pugili, i guantoni. Nel nostro girovagare abbiamo chiesto a varie persone informazioni su botteghe, su vecchi negozi presenti nel Rione. Il Rione Monti è storicamente famoso per l'artigianato. Erano presenti numerose botteghe. Interessante andare a vedere quale botteghe nel corso di questi ultimi anni sono ancora rimaste aperte e che tipo di botteghe sono, e quali invece sono in realtà chiuse o hanno avuto altre destinazioni. Stavamo soltanto cercando le vecchie botteghe, questa sembra. Questa è dal 1916. Ah. Mi ricordo ieri che sono venuto a lavorare qua, pare ieri. Pronto a mio padre, c'è stato 55 anni. Bene che stavano qua, se non ci sta più nessuno. C'erano, lì c'erano alberghieri, c'erano un negozio che c'erano nelle case che ci dormivano. Qui appresso c'era un falegname, di fronte ce n'era un altro. Lui era pieno di artigiani. La piccola imprenditoria è finita. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Io sono della Macedonia, ex da Jugoslavia. Sto in questa zona, sono 5 anni. La gente è brava, mi aiutano pure a lavorare. Ecco, questo è il mio principale, e è bravissimo. Questo è un artista davvero. È anziano però, ancora c'è da fare questo, lo voglio lavorare. Mio padre falegname, mio fratello falegname, mio cognato falegname e mio fratello restauratore. Cioè, veniamo proprio da. Io sono nato in mezzo ai ricci, come si dice. I ragazzi non mi imparano più. Non c'è un ragazzo che sta dentro una bottega. Io ho fatto il ragazzo di bottega. Io sono 54 anni che ci sono. Prima di me c'era mio padre e poi mio zio.
compreso papà, erano 5 fratelli, 4 hanno fatto gli idraulici e uno fece il comico. Uno zio, forte, facevamo ridere da ridere. Come si chiamava? Cacini. A Roma c'è un detto pure, ma chi sei, Cacini? Perché mio zio era un tipo fisicamente piccolino, però sul palcoscenico si metteva una calza a maglia nera, tutti i muscoli finti, e gli riuscivano bene le parti del più. Dello spaccone, quando arrivava lui sembrava che arrivava, era un cosettino piccolo. Vivali Montisciani, viva Roma, viva la gioventù trasteverina. E troppe cose abbiamo visto. Da osterie, trattorie. Dal minestraro è diventata una carrozzeria, non c'è sta più niente. Da latteria poi è diventato un pub. Questo locale è un locale antichissimo. Prima era veramente un deposito di animali. E all'angolo di via Caure, con via di Serpenti, sì, dove sta la banca? Sì. Quello era un bar. Bar Camilloni. Ah, Camilloni. Camilloni. Quello dove sta adesso il Wanted, il famoso forno di Mosca, il cavalier Alessandro Mosca, che aveva negozio qui e a via di Butina. Ah. Non c'è sta, è diventata trattoria, dove avevano l'occhio. E dopo di questi, io penso che non c'è sta più non nessuno. Che rimane più nessuno. Totò è chi, eh? Come chiama quello vicino? Cioè, fatti da noi Totò. Io sono arrivata qui nel 62. Quando sono arrivata, sto rione era bellissimo. Era un quartiere vivo, bello, bello. C'era vita, era un paesetto. Erano tanti bambini, le case erano tutte abitate. D'altra Roma. Stavamo tutti per la strada. Le donne, per esempio, lì c'era un bar, si mettevano sedute, si bevevano il caffè. L'estate qui c'è via dei Bernesi, ci sono le scalette, si mettevano quelli più grandi di noi con la chitarra a cantare. D'amici e da parenti abbandonato, mi sento un povero albero caduto. Via Baccina, dei negozi che c'erano 40 anni fa, non c'è più nessuno. C'erano tutti artigiani, qui c'erano orefici, fabbri. Ma sai che qua va sempre peggio, ormai meglio. Non c'è più gente, stanno tutti. Adesso stanno facendo un albergo, qui tutti stranieri verranno. Ci stanno più 11 anni. Gli abitanti sono cambiati perché una volta era un quartiere molto popolare, poi questi qui sono andati via perché magari andavano in periferia e pensavano crescendo in periferie. E lì trovavano i bagni, trovavano la doccia, trovavano gli ascensori, trovavano tutte queste cose così che qui non c'erano. Poi c'è stata una rivalutazione del quartiere, sono venuti gli stranieri. Noi abitavamo là, vedi? No. A 15, al terzo piano. Ci hanno fatto offrire tutto il palazzo. Dopo che ci siamo stati 40 anni. Sono andati via gli operai, sono arrivati i giornalisti, gli scrittori, gli attori. Remo Gironi. Politici, c'è Napolitano a via Vicolo dei Serpenti. Poi hanno fatto sì che crescesse pure il prezzo da appartamenti, perché insomma. E gente che va via la mattina e ritorna la sera e ne vedi mai. Qui un appartamento costa 1 miliardo. Thank you.
Monte sicuramente è un quartiere simbolo di una città come Roma, perché ha mantenuto molto probabilmente più degli altri quartieri una propria identità che in questi ultimi anni sta perdendo. Non ci sono più romani, ma come non ci sono più romani ormai da nessuna parte. Sicuramente bisogna prendere atto che le realtà cambiano, le situazioni cambiano. Sicuramente il filo conduttore deve essere il senso civico. Già riacquisendo questo si potrebbe vivere in un rione migliore, in un luogo dove non esistono barriere architettoniche e dove i bambini possono attraversare la strada senza aver paura di essere falciati da una macchina. Ci piace l'idea che i nostri ragazzi possano insieme con i residenti trovare soluzioni in relazione a un quartiere che ad oggi è abbastanza soffocato ed è difficilmente percorribile. È il nostro rione, ci viviamo anche noi, non siamo residenti, ci lavoriamo e pensiamo che si possa dare in questo senso un contributo molto significativo. Qui per esempio non ci dovrebbe essere macchine, eppure che davanti alla vedo due strisce pedonali ci stanno le macchine. Chiudo io, eh? No, comodo. No, lasciate. Ma per carità, a me. Ma chiudo io. Ma che sarebbe? Volete così? Volete così? Vabbè. Che fate? Avete lasciato aperto. Avete detto che chiudevate voi? Don Antonio. Lasciate aperto. Stava contento di venire? Sì. E di fare le riprese? Sì. Pure se stai facendo tutta la svergognata? No. Passiamo alla scena della tipografia. La struttura architettonica è proprio questa, per cui dovrebbe essere proprio questo l'angolo. Comunque adesso lo chiediamo. A un certo punto nel film si vede Totò, Peppino che scendono delle scale e stanno andando a spacciare le banconote false, che poi invece è l'unica banconota vera che aveva Totò in tasca. E abbiamo cercato queste scale. È la tabaccheria dove spaccia le 10.000 lire? No, non lo sa. No, perché c'è quella scalinata, no? A Via Bacina, forse? Dietro, Angelo! A Subuco! Sono le scalinate. Qual è la scalinata? Presso, avanti a destra. Mi sembra che qua la scalinata era prima di arrivare alla metropolitana. Che fa la scalinata? Va lì sopra la metro. Qual è? Ma io lo dico io qual è. E via dei tre cannelli qua. Ce n'era pure un'altra di sotto. Sì, ci sono le scalette, ecco qua. Quello che stanno un altro motorino laggiù. Di fronte c'è una scalinata e là c'è un tabaccaio. Prima ci hanno dato un'indicazione, poi un'altra. Tutte le indicazioni che ci hanno dato noi siamo andati a verificarle. La scalinata, quella del film,
non è. Questa esperienza mi piace molto perché mi incolturisce la mente, sia psicologicamente che fisicamente. Più che altro psicologicamente. Mi incolturisce perché è la storia di Roma, no? La mia Roma preferita, dove sono nato io. Mi piacerebbe fare un film, Il cartone animato sulla telecamera, c'era una volta. Il cartone animato, videocassette audio. Ma cinema? No, ora no. Ma dove andiamo adesso? Mi piace pure pescare, i galette, mi piace pure, sono quei pescatori. Ale, guarda che fanno qua! Da sopra vai! No, giù no! Chi si vuole vedere? Tutti aspettano! Sorridete, eh?